Al consueto appuntamento settimanale con Politica 2.0. La politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web, la politica che naviga con Twitter e Facebook. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi l'assessore regionale al Territorio Ambiente Maurizio Croce. L'onorevole Antonio Venturino, parlamentare regionale del Partito Socialista Italiano, vicepresidente vicario dell'Assemblea Regionale Siciliana e componente della Commissione Esame delle Attività dell'Unione Europea. Primo firmatario di 11 disegni di legge, tre interrogazioni parlamentari, una mozione e cinque ordini del giorno. E Claudio Barone, segretario generale della WIL Sicilia. Assessore Croce. Appena nominato assessore del territorio ambiente, la sua parola d'ordine è stata semplificazione. Ad oggi come si è tradotta? Ad oggi si è tradotta con un, con un inserimento di un testo di legge nella finanziaria del, del 2015, l'anno scorso, con l'istituzione di una commissione via VAS che serviva e serve ancora tutt'oggi per dare tempi certi per l'esame e il rilascio delle, dei pareri di compatibilità ambientale. Spero che si tradurrà nel prossimo futuro, anche con la finanziaria che ci accingiamo a discutere, con una semplificazione reale, quasi una rivoluzione per quanto riguarda il demanio marittimo. Onorevole Venturino. Uh, lei ha proposto in aula un disegno di legge da portare avanti, e approvare con procedura d'urgenza per far sì che tutti i dipendenti degli enti di formazione licenziati, in mobilità a zero ore o senza alcuna forma di sussidio, eh, regolamenti iscritti nell'albo degli operatori, possano associarsi in una cooperative e gestire in proprio il monte ore delle attività. Vuole spiegarci Ma sì, questo? Praticamente mm. cercare di, di offrire uno strumento in più a, a una, un come dire. Una, una forza lavoro che in questo momento si trova praticamente alle, quasi eh, per usare un'espressione comune a tutti in mezzo ad una strada, insomma offrire uno strumento in più per poter dare loro la possibilità di costituirsi in cooperativa, essere quindi eh, accreditati tra l'altro nel rispetto della normativa europea e eh, speriamo che già domani in commissione eh, l'assessore Bruno Marziano che pure ha condiviso l'iniziativa lui ha, ha appoggiato eh, con, con forza questa, questa proposta e domani speriamo in quinta commissione di poter eh, avere l'assessore Marziano con noi, è arrivata anche tra l'altro eh, una, una nota della ragioneria perché questo, eh, questa piccola eh, variazione alla, alla legge 24 non prevede nessun aumento di spesa e speriamo già domani di poter eh, procedere ed eventualmente se siamo bravi già alla prossima eh, aula poterlo portare in aula per la discussione. Barone, eh, obiettivamente qualche errore forse il governo regionale l'ha fatto, come l'ho messa in pugnazione di scelte dello Stato che hanno sottratto ingenti risorse alla Sicilia. Basti pensare, per esempio, allo spostamento a Latina del centro di elaborazione delle buste paga dei dipendenti statali che lavorano nell'isola, generando una perdita secca di circa 600 milioni e quindi di fatto rinunciando a risorse finanziarie che potevano favorire la stabilizzazione dei precari, facendo anche diminuire la conflittualità sociale. Qual è la posizione del sindacato? Ma la responsabilità di aver spostato l'esazione delle buste paga a Latina non è sicuramente del governo regionale, ma è un atteggiamento ostile del governo sì, nazionale che va opporre. recuperato. Eh sì, si fa, bisogna eh, opporsi, detto, eh, e dico infatti, da questo punto dire, di vista, bisogna opporsi. In L'ho messa in, in pugnazione del provvedimento, ma oggi su sì. questo c'è un confronto che speriamo eh, riesca a recuperare i fondi eh, mancanti per consentire anche di fare la legge di stabilità regionale. Il governo Regionale ha invece responsabilità estremamente eh, gravi perché la, eh, continuare in una condizione di eh, proroghe per i precari siciliani non è colpa del governo nazionale, c'è una responsabilità precisa della classe politica siciliana che ha scelto deliberatamente il mio di mantenere da decine di anni. Questa gente è in una condizione di precariato, queste cose si sanno, ogni anno ci riduciamo a qualche giorno prima di San Silvestro nella stessa identica condizione, non è possibile che ancora, malgrado ci siano tante idee e tante proposte, non si riesca a quagliare qualche cosa per uscire da una condizione vergognosa e inaccettabile. Anche perché dobbiamo dire che i precari sono figli della politica, cioè, si, si, si parla sempre ad esempio dei forestali, del, del Monte Ore. Eh, che più sono che figli possiamo Però, parlare ormai di pronipoti perché sì, questa condizione si conduce da moltissimo sì, ma tempo ma la politica non è riuscita a risolverla no, oggi, la politica continua ad aggravarla è, continua a, a, a creare nuovi precari eh, e non risolvere la condizione di quelli attuali per i precari di cui si parla in questi giorni si sa che i sindaci non hanno la possibilità concreta di stabilizzarli c'è una legge d'alia che è una tagliola assolutamente Terribile per la regione siciliana, ancora non sappiamo quali soluzioni concretamente nelle prossime ore saranno predisposte e la gente vive in una condizione di ansia e di disagio inaccettabile. L'onorevole Venturino in voleva aggiungere qualcosa, condivido, prego. condivido quello che, che ha detto il, il mio amico. Il problema: in, in, di, abbiamo in commissione degli strumenti, voglio dire, adesso non vorrei sembrare chi approfitta di uno studio televisivo, però. Eh, ci sono due disegni di legge, ormai da, e voi lo sapete benissimo, ormai da più di un anno che sono lì in quinta commissione, sono il 741, se ricordo bene, il 742, che affrontano il problema degli ASU e dei precari degli enti eh, locali, eccetera. È da un anno e mezzo che noi proviamo a portarlo in discussione, in commissione, e eh, avevamo iniziato benino, di, eh, direi, con l'assessore Caruso, che... Nella presentazione delle sue linee programmatiche, quando lui si insediò come assessore, parlò di due disegni di legge che affrontavano in maniera seria ed organica il problema, perché il punto è proprio quello. Da più di vent'anni noi arriviamo a San Silvestro con la stessa situazione perché non si è mai pensato di intervenire in maniera organica per risolvere il problema con una norma organica, si è invece provveduto di volta in volta adottando un metodo, un meccanismo che anche ad oggi, leggendo i giornali stamattina, sappiamo che noi ci accingiamo ad approvare una finanziaria con 500 milioni. In meno che sono congelati e che verranno poi scongelati successivamente, è un meccanismo che ormai conosciamo benissimo. Io credo che oggi non c'è più spazio per uh, giochi di questo genere. Oggi c'è la necessità di intervenire in maniera seria, in commissione discutere in maniera seria, partendo da quei disegni di legge che non hanno, per carità, non voglio dire che sono, sono dei disegni di legge perfetti. Come tutti i disegni di legge sono emendabili, ci sono delle, eh, delle migliorie che possono essere apportate, però uno strumento su cui cominciare a riflettere in maniera seria c'è e c'è ormai da un anno. Io, quindi, da, da questo studio, da, 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 da questa eh, emittente, proprio invito il, il, il Presidente della Commissione eh, Marcello Greco, che è stato riconfermato come Presidente delle Quante Commissioni, di affrontare subito, eh, in maniera seria, eh, il problema del, del precariato. Ecco, qui abbiamo un rappresentante del governo. Eh, qual è la posizione del governo eh, diciamo, eh, su questo fronte? No, la, posizione, la posizione del governo è abbastanza diciamo, chiara. Noi eh, siamo coscienti del fatto che questo problema del precariato vada affrontato in maniera definitiva e in maniera organica. Eh, devo dirlo, come diceva prima l'onorevole Venturino, ci sono ogni anno ci riduciamo eh, quasi a fine anno eh, ad affrontare proroghe senza aver affrontato in maniera organica i disegni di legge che possono essere quelli già depositati in commissione, ma come si ribadiva, emendabili e comunque perfettibili come tutti i disegni di legge ancora in, in, in commissione. Il punto è che ci affanniamo. Eh, ancora una volta anche quest'anno ci affanniamo a dover avere le coperture economiche e le, le risorse finanziarie per chiudere un bilancio intanto, abbiamo un deficit strutturale che è stato sancito in un miliardo e quattro, eh, siamo in discussione oggi per eh, capire cosa eh, arriverà da Roma e come diceva, come si diceva prima, proprio il, il passaggio delle, delle buste paga su latina sono l'oggetto della discussione oggi, quindi non è un tanto un aiuto, ma infatti non è tanto un aiuto, ma è un tavolo di trattativa che si è aperto a Roma. Chiuso il, il problema, che dovrebbe essere un problema tra l'altro non come una tantum, ma un problema di, eh, strutturale, allora a quel punto in condizioni eh, di bilancio economico stabili si potrà veramente incominciare a affrontare in maniera organica il problema del precariato. Andiamo sul, tec sul tecnico, per quanto riguarda eh, l'assessorato di competenza. A che punto è la vera pianificazione del territorio che passa attraverso la redazione del piano di bacino e di distretto? Guardi, i piani, il, il piano di assetto idrogeologico dell'isola è, è un piano che è in continua evoluzione. Proprio oggi in giunta ci saranno quattro aggiornamenti, il piano esiste, è datato. Ed è chiaramente questo piano che viene diciamo, sistematicamente anche aggiornato sulla base delle indicazioni che arrivano dai territori comunali. Bisogna superare il problema del piano del settore geologico. Ormai il PAI abbiamo capito che è uno strumento assolutamente antiquato, assolutamente superato. Per cui si lavora con, insieme al, all'assessore dell'energia sui piani di distretto dei bacini idrografici. Qui c'è il problema delle competenze della regione siciliana che sono un po' diversificate tra rami dell'amministrazione anche diversi e nel, spero nel prossimo disegno di legge che dovrebbe essere lo sblocca Sicilia che andrà, che andrà, è già inserito nello sblocca Sicilia che andrà eh, mi auguro presto in, in commissione nelle commissioni di competenze e quindi in aula si eh, incomincia a, a parlare di autorità di bacino, dobbiamo tener conto che la regione siciliana ad oggi è l'unica regione che non è dotata di un'autorità di bacino l'autorità di bacino è quell'organo che in realtà in tutte le altre regioni d'Italia permette, di, permette di avere una visione assolutamente strategica dell'intero territorio regionale attraverso questi piani di assetto idrogeologico attraverso i piani di distanza di stretti idrografici che oggettivamente sono gli strumenti più eh, nuovi rispetto al vecchio PAI. Onorevole Ventulino, ritorniamo alla, alla problematica dei precari. Eh, lei ha dichiarato l'Agenzia per i precari siciliani che ha in mente il sottosegretario Davide Faraone non vorremmo che facesse la fine del Ciapi, quindi dell'ennesimo carrozzone pubblico, ma soprattutto non vorremmo che si trovassero i soldi soltanto per primo anno, salvo poi ricorrere, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente, al fondo straordinario per, la, per compensare gli squilibri finanziari degli enti che per il 2016 è già stato fortemente ridotto con le leggi di stabilità del 2015 Sì, io ho dichiarato questo perché tra l'altro trovavo estremamente eh, come dire, bizzarra come, come idea quella di formare un ente dove far transitare tut, tutto il precariato per poi ridistribuirlo e somministrarlo ulteriormente quando invece, ripeto, come ho già detto eh, poc'anzi è molto più, più logico affrontare in maniera organica un intervento sul, sul precariato con dei disegni di, di legge, tra l'altro ad invarianza di di spesa, di quelle che sono i saldi di finanza pubblica, perché dico eh, il problema è sempre quello ogni volta si arriva a dicembre, non ci sono i soldi, poi all'ultimo momento si trovano con quei meccanismi che conosciamo bene, che di fatto tengono legate una certa una certa forza lavoro a una certa classe politica, a un certo tipo di ragionamento. Allora, io quando presentai i disegni di legge l'anno scorso dissi facciamo un po' quella che è la fotografia del, del bilancio precedente e senza aggiungere un centesimo, senza togliere nulla, vediamo di normare in maniera chiara una volta per tutte questo, questo, questo fenomeno. E chiaramente poi i disegni di legge come può spiegare anche il nostro amico sindacalista, sono due e non uno perché noi abbiamo fatto una grandissima confusione di mettere nello stesso Calderone Asu e Precari, confusione che non è servita a nessuno, tant'è vero che non abbiamo fatto altro che eh, nel corso di quest'anno in quinta commissione cercare di risolvere i problemi che questa confusione eh, generò per cui, tornando al discorso che, so, che proponeva il sottosegretario, mi sembrava una soluzione assolutamente fuori luogo perché già col Ciapi si provò a fare un tentativo, tra l'altro con delle cose assolutamente strane, eh, mi se sbaglio, si passò da, da precari, che avevano, da, da, precari da, da, da alcuni che avevano anche il contratto a tempo indeterminato a tempo determinato per finire dentro a, a, questo, a questo ciapi cose che francamente non, non si spiegano, non si giustificano, cioè è anche difficile poterle, poterle spiegare. Per cui dico questa soluzione che aveva proposto Davide Farone mi sembrava assolutamente fuori luogo. Io ribadisco invece la necessità che in commissione si metta subito a mano Perfetto. ad analizzare i disegni di legge e su quello, su, su quello individuare un percorso. Io credo che questa sia una strada assolutamente percorribile che se condivisa. Da tutte le forze politiche presenti in commissione potrà portare ad una soluzione e anche dovrebbe essere anche condivisa dalle forze sindacali: assolutamente così. sì. La sedicenta stabilizzazione del precariato tramite una sorta di società pubblica con 22.000 dipendenti, ma è stata, che è stata censurata dal Parlamento, rimane allora un'utopia o potrebbe essere è anche una, una soluzione? Prego. Possibile, io ho, ho possibile. la uh, sensazione che molte volte le proposte vengono lette. A secondo di chi le fa e in che contesto non per il merito. Personalmente ritengo che abbiamo due strade che possono essere percorse, o quelle previste dagli attuali disegni di legge che prevedono la stabilizzazione nell'ambito degli attuali comuni dove in questo momento stanno i precari che però hanno una fortissima difficoltà nel fatto che c'è un obbligo di legge al fatto che soltanto la metà dei nuovi assunti che si venissero a liberare possono, essere fatti, eh, possono ricadere sui precari. Quindi questo qui comporta un appesantimento forte per i comuni. Eh. Un'altra strada potrebbe essere non quella, io in questo sono convinto che non serve, della creazione, come diceva Faraone, di una nuova società. Ma, per esempio, in Sicilia abbiamo un'Arresais, Arresa, che era una società che c'era, che oggi è praticamente svuotata e che potrebbe essere un ente strumentale. Il vantaggio in quel caso è che i rapporti di lavoro non sarebbero in capo ai comuni, ma in capo a un soggetto diverso e quindi non avremmo più una serie di problemi. Io personalmente non voglio fare parte della tifoseria né dell'una né dell'altra soluzione. Propongo che la politica però entro un tempo stabilito scelga qual è la linea e la persegua, perché non possiamo continuare a discutere di qual è la soluzione migliore in astratto, però poi concretamente la verità è che non si fa nulla. Scegliamo una strada, la facciamo quella, ci prendiamo un impegno entro quando bisogna concludere, su una soluzione condivisa e non sulla pelle dei precari che continuano a rimanere tali. Ecco, precari rilancia eh, l'idea del mondo del lavoro e eh, il lavoro non è solo lavoro dipendente ma ci sono anche poli industriali. E, mi riferisco che la Sicilia ha il terzo polo d'Europa ehm, ed è l'unica piattaforma che ha lo sbocco sul Mediterraneo. Cosa facciamo dei poli petrochimici? Assessore. Ma cosa facciamo? Intanto i, i poli petrolchimici perdono, hanno perso già eh, quell'investimento quel, quel, diciamo, quell strategico che hanno avuto nel corso degli anni. Il caso più emblematico è il caso di Gela, eh, la raffineria di Gela. Ormai è in, in fase di riconversione, è stato già presentato un progetto di riconversione perché oggettivamente diciamo che il, la raffinazione del petrolio sta pian piano cominciando a perdere quell'interesse strategico che aveva quando sono state concepite. Questo riguarda oggi Gera, domani riguarderà Augusta Priolo, dopodomani riguarderà Milazzo e insieme a questo noi dobbiamo anche inserire il, il problema delle centrali termoelettriche, poi si vanno a inserire nel pollo petrolchimico. Anche le centrali termoelettriche, diciamo, io dico fortunatamente perché... Era impensabile che la Sicilia fosse l'unica regione che non avesse gli elettrodotti da, ad alta tensione a 380. Quindi la Terna ha incominciato a attraverso il primo, che è il, sorgente, che è il sorgente Rizziconi, che è quello che ci collega all'Italia, ha incominciato quindi, a ragazzi, fare il primo... Sbaglio, e noi esportiamo energia elettrica. Noi allora. esportiamo energia elettrica in Italia. Esatto. Cioè l'Italia, in realtà non è che la Sicilia è, che si è collegata all'Italia, no, ma è l'Italia che si è collegata alla Sicilia. Però il problema è che noi abbiamo oggi il punto di approdo, che è sorgente, che poi è in concomitanza di dove oggi esiste la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, dobbiamo dotare, dobbiamo infrastrutturare tutta l'isola e quindi ci sono anche dei progetti che passano all'interno dell'isola, così come nel versante orientale dell'isola, per dotare tutta la regione dell'alta tensione. Questo cosa significa? Significa che di fatto la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, di eh, Porto Impedule, di Augusta e di eh, Termini Merese di, perdono il loro, diciamo, la loro essenza e la loro esistenza. Dobbiamo capire cosa si vuole fare. Anche questa è stata una delle prime Affermazioni che io ho fatto quando mi sono insediato assessore, perché ho detto che eh, questa è la politica che lo deve decidere. La politica ha deciso eh, tanti decenni fa che le, si dovesse investire sul il waterfront dell'isola, quello che sbocca sul Mediterraneo, dovesse investire sul polo petrolchimico. Oggi che il polo petrolchimico non ha più un, un interesse, dobbiamo capire. Cosa ne vogliamo fare? Ed è una scelta che non può dipendere dal singolo assessore o dalla giunta di governo, è qualcosa che dipende totalmente dalla politica regionale. Abbiamo delle idee, eh, si parla sempre che l'isola è una delle regioni più belle al mondo, che bisognerebbe valorizzare molto di più l'aspetto turistico rispetto all'aspetto industriale. Questo è il momento di deciderlo, ma deciderlo veramente e poi incominciare a fare delle, delle cose, degli investimenti che portino di fatto verso la valorizzazione del turismo nella regione. Evitando stessa. le classiche cattedrali nel deserto che negli sì. anni si sono, eh, si sono create. Una recente delibera del governo Crocetta, la 286, mira alla revisione dei rapporti finanziari con lo Stato, richiedendo 1 miliardo e 400 milioni di euro per la definizione del bilancio 2016 e prospettando una modifica delle norme finanziarie dello Statuto. Di quelle norme che, se attuate, consentirebbero alla Sicilia la piena autonomia finanziaria. Ma il disegno di legge di stabilità all'esame delle Camere prevede un intervento finanziario per la regione siciliana di 900, 900 milioni. Di euro è quindi insufficiente anche a recuperare l'equilibrio di bilancio e la fine dell'autonomia finanziaria? Ma io, io mi auguro proprio, proprio di no, noi dobbiamo continuare a, come dire, a puntare i piedi su quegli articoli che non sono mai stati di fatto rispettati, il 36 e il 37, anche se devo dire che l'altro ieri mh, sono trovato un attimo in uh, commissione bilancio alla presenza dell'assessore uh, Baccei, si stava discutendo il, uh, il, il DEF eh, e parlava di una cosa che mi ha molto uh, incuriosito, tant'è vero che adesso vedo un po' di uh, come dire, approfondire uh, questa, questa mia conoscenza, e cioè parlava del fatto che probabilmente noi non siamo stati in grado in questi anni a capire come alcune norme fiscali cambiavano per cui non abbiamo adeguato la nostra norma, con quella, parlo del punto di vista fiscale, con quella nazionale e di fatto pur nel rispetto del 36 e del 37 non siamo stati in grado di avere dallo Stato quello che ci spettava. Sì. Io eh, nel, nella fretta in cui si è svolta questa, questa discussione, questa analisi fatta da Baccei eh, mi sono come dire, riservato di andare a capire esattamente a cosa si riferisse Baccei. Uh, rimane comunque il, il fatto che noi uh, da anni uh, subiamo uh, come dire, delle, delle, delle ingiustizie da parte de de dello Stato e spero che sull'articolo 36 e 37 si continui invece a, fare, a portare avanti questa battaglia e a fare chiarezza una volta, una volta per tutte. Ecco, è quello che Prego. è quest'anno, noi di fatto abbiamo fatto un recepimento di norme nazionali sulle entrate fiscali in ritardo rispetto, rispetto al, al tempo, vera. per eh. cui nelle entrate del 2015 sì. ci ha causato ritardo che poi è il motivo vero per cui abbiamo fatto il blocco della spesa quest'anno, perché il blocco della spesa è stato dovuto a un deficit di entrate che di fatto era dovuto a un ricepimento ritardato di una norma di fiscale, fiscale nazionale. Esatto, esatto. Quindi questo nel 2016 si va a stabilizzare. Prego, Barone voleva. No, mi interessava sottolineare una cosa rispetto al polo di Gela. Siccome ci sono 300 licenziamenti e una uh, situazione di fronte alle portanerie che è abbastanza grave, bisogna intervenire subito. Ci sono, nell'accordo con Legni, 2 miliardi di investimenti previsti. Il prezzo del greggio sta calando, in un anno è sceso da 90 euro a 40 euro. O siamo in grado di attivare subito questi investimenti, o li perderemo, sarà l'ennesima occasione persa per la Sicilia. 2 miliardi di euro di investimenti significa tanto lavoro. Abbiamo bisogno di accelerare le procedure autorizzative, è importante la legge che l'assessore sta preparando, ma occorre anche un monitoraggio sul punto dei vari provvedimenti, è fondamentale che si abbia la percezione che le aziende che vogliono investire trovino qua un tappeto rosso, al di là della discussione sui settori, perché se invece c'è una condizione di continua incertezza, la gente non verrà, gli imprenditori non verranno mai a investire e a creare lavoro in Sicilia. Eh, Barone, lei ha dichiarato... Che la mobilità dei dipendenti regionali va concordata con il sindacato, ma l'atto di interpello lo considera ancora uno strumento valido? L'atto di interpello è una follia assolutamente, è un dinosauro che non funziona. Era l'alibi per non fare nessuna mobilità e fare ricorsi alle consulenze esterne. Lo facevano principalmente per quel motivo o per incapacità. Noi abbiamo detto che l'assessore Pistorio ha sbagliato a non fare un accordo possibile col sindacato, ma non perché ci deve essere per forza il ruolo del sindacato. Ma perché se si ci confronta le procedure sono trasparenti e motivate, altrimenti, come si è visto, il falso deciso sta portando al fatto che continua a non funzionare. Grazie. Parchi e riserve, la legge del 1981 è da riformare o da migliorare? La legge del 1981 è da migliorare, c'è il, il maxi emendamento di riscrittura. Di credo 5 o 6 disegni di legge che erano stati presentati da diversi deputati che in Commissione Territorio Ambiente è già iniziata. La, la discussione domani, proprio domani è convocata nuovamente eh, la Commissione Ambiente per continuare l'Idella discussione. È una legge che di fatto eh, modifica la legge dell'81 ma non la stravolge. In quanto la legge dell'81 è una legge ancora diciamo tuttora e tutt'oggi valida, che chiaramente deve essere aggiornata rispetto anche a delle normative comunitarie che nel frattempo si sono eh, inserite, ma comunque sia rappresenta un capisaldo che tra l'altro stato Riconosciuto anche dal governo nazionale che di fatto ha fatto una norma identica all'81 nostra. Siamo alle battute finali, onorevole Anturino. Lei è stato eletto nel movimento 5 Stelle, ma oggi è un esponente del Partito Socialista. Come vede i suoi ex compagni in una prospettiva di un possibile governo della Sicilia? Guarda, le rispondo: preferirei, pre, 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 pre. 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 nonostante tutto, altri due anni con uh, Rosario Crocetta che è un solo giorno con il movimento 5 Stelle. Perfetto, dico la sua. <ride> Barone, secondo lei nella vicenda dei 24.000 forestali si è commesso qualche errore anche da parte delle organizzazioni sindacali nella gestione di tutta questa vicenda? Le organizzazioni sindacali purtroppo si sono trovate a gestire una situazione di emergenza sociale fortissima. Noi avevamo la condizione in cui le carte in tavola venivano cambiate ogni, eh, ogni settimana. Noi preferiamo fare discorsi seri, anche fare discorsi di razionalizzazione perché è chiaro che i forestali devono dimagrire, ma farlo di fronte a una controparte che poi mantiene gli impegni che vengono presi, altrimenti non c'è credibilità e questo bacino resterà ingovernato e ingovernabile. Assessore Croce, ehm, ultima domanda per concludere, in Sicilia rimane alto il rischio idrogeologico anche se la regione è, è la regione più virtuosa avendo realizzato nel quadriennio 2010-2014 il 95% degli interventi programmati. E a che punto sono eh, gli indennizi per i danni provocati dalle alluvioni? Guardi, il, nonostante siamo stati in realtà come diceva lei la regione più virtuosa L'isola ha una conformazione geomorfologica talmente delicata che, comunque, il, il livello del rischio idrogeologico sulla, nella regione siciliana resterà sempre alto. Noi abbiamo una programmazione di interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico dell'ordine di 3 miliardi di euro, proprio per sistemare da un punto di vista geomorfologico l'isola. È chiaro che questo non si può svolgere in, in un anno né in due anni, noi stiamo cercando di eh, utilizzare tutti i finanziamenti statali, comunitari e regionali, in, identificando il disastro geologico come intervento prioritario, settore prioritario su cui intervenire, stiamo cercando di eh, collegare il problema del rischio idrogeologico col problema infrastrutturale perché hm, lì poi si scatta sempre il solito problema quando crolla un ponte o crolla un'infrastruttura se è crollata l'infrastruttura perché c'è il rischio idrogeologico oppure è l'infrastruttura crollata che ha causato i rischi idrogeologici forse eh, è posticabile problema... fare nel tempo un monitoraggio costante sì, questo è, è, il, è, il punto, è il punto di partenza si... il monitoraggio è chiaro che è, un, è il punto di partenza e questo è, è assolutamente inevitabile il punto è che ormai siamo in una condizione di infrastrutture molto forte. Fragili e di territorio molto fragile, molto fragile, per cui bisogna necessariamente identificare come interventi prioritari sia le viabilità, sia l'infrastruttura che il rischio idrogeologico, le due cose devono camminare di pari passo, perché sennò no non riusciremo mai. A sistemare né la rete infrastrutturale né tantomeno il territorio stesso. Bene, eh, grazie all'assessore eh, Croce, all'onorevole Venturino e al segretario generale della Will Sicilia Barone. Eh, la puntata di oggi eh, si conclude. Eh, vi, do, eh, vi rimando alla pagina di Facebook di Politica 2.0, dove potete rivedere eh, appunto eh, la, la puntata di oggi. Anche le, le puntate precedenti, gli ospiti eh, che abbiamo avuto in studio e gli argomenti trattati. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima!